Riprendiamo il nostro giornale. Ci ha raggiunto nei nostri studi un ospite, Marilù Oliva, scrittrice, saggista, grazie per essere con noi. 8 romanzi all'attivo, adesso l'ultimo, quindi il nono, un thriller, Spose Sepolti, HarperCollins Italia Editore, un genere nel quale peraltro si è già cimentata con successo perché è stata prima finalista, poi vincitrice del premio Lettori Scerbanenko. Ma perché parlare proprio di gialli in questa settimana dell'8 marzo abbiamo parlato tantissimo di donne, perché parlare di gialli? Allora intanto, e ve lo anticipo già io, perché Marilù Oliva da sempre si occupa di questioni di genere, e poi perché questo ultimo thriller, Le spose sepolte, racconta proprio di donne. Donne scomparse, mariti assassini, a loro volta assassinati, un'investigatrice rigorosamente donna e anche un paese conosciuto con un nome particolare, la città delle donne. Allora, davvero le donne sono filo conduttore di questo tuo ultimo lavoro? Indubbiamente sì, il paese, la città delle donne, soprannominato, si chiama Monterocca. Io ho immaginato un paese oltre Loiano, quindi nell'Appennino, dove la gestione è in mano a una giunta in prevalenza femminile, c'è un solo uomo e funziona tutto a meraviglia, perché l'esperimento risponde a questa domanda: come andrebbe, no, se fossero le donne a gestire la cosa politica, la cosa pubblica? E funziona tutto bene, all'insegna dell'ecologia, è tutto veramente funzionale, tutto incastrato, se non fosse che è proprio lì che si annidano delle crepe. E in qualche modo anche il paesaggio rispecchia questa ambivalenza, perché da un lato abbiamo i nostri caratteristici calanchi, i boschi dove si annidano poi le ombre, e poi c'è un lago dalle trasparenze quasi caraibiche, anche questo molto ecologico. E è chiaro che è qui che si annida l'assassino, però il lettore non sa ancora chi sia l'assassino tra gli abitanti. Ecco, noi ovviamente non diremo chi è l'assassino, però possiamo dire che leggendo il libro non si deve aspettare l'ultima pagina per sapere chi sarà l'assassino, perché hai scelto proprio anche un modello narrativo particolare, cioè si racconta la storia, si raccontano i fatti, però c'è anche il killer, l'assassino, che in qualche modo si racconta ed è riconoscibile quando lo fa. E come, sì. Avanzo con due persone, la prima persona singolare e la terza persona, che poi sarebbe il narratore onnisciente, secondo una tecnica che è già stata utilizzata ampiamente da molti thrilleristi, anche noiristi, anche giallisti, penso, non so, il mio amato Maurizio De Giovanni. Allora, fin dalla prima pagina, dalle prime pagine, l'assassino parla e noi capiamo che è una donna, anzi, nelle prime pagine in realtà è una bimba e racconta una situazione molto triste, molto di solitudine. Questo è un romanzo che parla di donne, parla anche di uomini, però l'epicentro sono le donne scomparse per mano di compagni, di mariti, donne di cui non si sa più niente. Infatti il romanzo è dedicato ad esempio a Roberta Ragusa, è dedicato a, non so se vi ricordate, Sandra Sandri, una bimba scomparsa nel Bolognese, non era una sposa ma era una bimba un po' di anni fa, e donne di cui non si sa niente, però c'è qualcuno che è molto arrabbiato per queste sparizioni, è molto arrabbiato. Allora trova un modo ingegnoso per far confessare i mariti, che non hanno mai confessato, hanno sempre negato, no? E sono stati sempre assolti per mancanza di prove, quindi li fa confessare, fa ritrovare le spoglie di queste donne alla polizia e poi le uccide. Quindi questo già l'abbiamo in qualche modo anticipato. A condurre, a lavorare alle indagini, un'investigatrice, anche lei donna, e qua si inserisce un altro grande tema, quello del femminicidio, in qualche modo l'abbiamo già affrontato, questo è la difficoltà a volte delle donne di confrontarsi, di emergere, di farsi valere sul posto di lavoro. Succede anche all'investigatrice, a Nicole? Sì, succede, sì. Noi viviamo in un'epoca in cui effettivamente molte conquiste sono state fatte, no? Però
c'è ancora qualcosina da fare, soprattutto dal punto di vista della svalutazione. Le donne sul lavoro sono ancora, in alcuni settori, sono ancora fortemente penalizzate. Ad esempio, Nicole lavora in polizia, in polizia ci sono poliziotti fantastici, non maschilisti, però l'ambiente tende a essere, proprio anche per un discorso storico, no? Tende a essere abbastanza maschiocentrico. Almeno questo team investigativo lo è. E Nicole ne risente, Nicole ogni tanto, insomma, si arrabbia, anche perché lei è un ispettore, quindi ha un grado, non ti dico importantissimo, perché abbiamo prima di lei il commissario, lei è ispettore, poi abbiamo il sovrintendente che gerarchicamente è sotto di lei, ma non ne vuole sapere di questo. Di prendere ordini da una donna. Assolutamente, okay. La ignora. La ignora assolutamente. Altro aspetto, ma sarebbero tanti, la bellezza. Uno dice che cosa c'entra in un thriller, parliamo di spose sepolte, parliamo di killer, la bellezza perché? La bellezza c'entra perché di solito nei gialli, perché questo è un thriller ed è anche un giallo, nei gialli viene proposta la figura della femme fatale, no? Quindi la bellona, magari la donna molto bella di cui è innamorato l'ispettore. Invece io anche nella produzione precedente ho sempre cercato di portare avanti delle donne che possono essere un po' la ragazza della porta accanto, che possiamo essere anche noi stesse, quindi delle donne che hanno dei difetti legittimi e che non si fanno neanche tanti problemi. Infatti Nicole è una bellezza a cui sapone, di lei mi piace che non si guarda mai allo specchio, non si trucca, anzi devo dirti che questa sua indifferenza rispetto agli stereotipi e ai modelli femminili è anche motivo di screzio col suo fidanzato. Noi nel primo capitolo la incontriamo e che il suo fidanzato la rimprovera, anzi le dice che non è neanche più tanto sicuro di questa relazione, perché appunto tra i rimproveri c'è questo: ah, ma non ti vesti mai sexy, non ti trucchi mai. Poi Nicole ha una cicatrice sul volto e verso i tre quarti si capisce, perché anche la cicatrice ha una funzione, è un simbolo, chi gliel'ha fatta. Il suo fidanzato le dice: ma scusa, basterebbe un piccolo intervento di chirurgia plastica, cioè la vuole proprio cambiare. E a lei questo non sta bene. Io un'ultima cosa ti chiedo, ma lo dobbiamo considerare più un thriller, un giallo o un libro femminista, anche se femminista non va più di moda come termine? Sì, guarda, io penso tutte le cose, nel senso che è un giallo sicuramente, è un thriller forse un pelino più giallo, e poi femminista, se noi per femminismo intendiamo quello che è di fatto, no? Avere pari opportunità, avere veramente pari opportunità, io penso che questo libro lanci diversi spunti di riflessione, però senza essere estremo, perché ci sono delle donne che sono molto fetenti qui, non è che sono tutte brave le donne, come poi nella vita. Come poi nella vita, esatto, non si può discriminare buoni e cattivi sempre. Grazie infinite. Grazie a Marilou Oliva, queste sono appunto Le spose e sepolte, grazie per essere stata qui con noi, adesso il nostro giornale prosegue con la pagina dello sport.